Buongiorno a tutti amici, oggi prepareremo i nostri muffin alle mele. Occorreranno mele rosse, uova, zucchero e farina tipo zero. Ok amici, dopo aver sbucciato la nostra mela e tagliata a metà, a pezzetti, la taglieremo il più fina possibile. Aggiungeremo del limone spremuto così non diventerà nera e in più daremo un ottimo sapore. Ecco qui amici, le nostre mele sono tagliate e continuiamo a mettere un po' di limone, ok, e lasciare bagnomaria per almeno una mezz'oretta il tempo di preparare i nostri muffin. Eccoci qui amici, rompiamo le nostre tre uova, aggiungiamo 120 g di zucchero, cominciamo a mescolare. Mi raccomando, il composto deve essere schiumoso. Ecco qui, amici, come potete ben vedere le nostre uova con lo zucchero sono già belle montate e schiumose, mi raccomando. Quindi a questo punto aggiungiamo 80 g di olio di semi. 60 g di latte, una scorza di limone, io però le ho finite, devo uscire e metterò un succo già pronto. Scusatemi, non è molto professionale, però non ho altri mezzi. 200 g di farina. 60 g di mais, amido di mais, così. Infine il nostro 60 g di bicarbonato. Vi ricordo che il bicarbonato, oltre a sanificare il prodotto, è anche un ottimo lievitante che va a sostituire appunto il lievito sia di birra che per dolci. Continuiamo il nostro impasto. Ecco qui amici, il nostro preparato per i muffin è pronto, bello schiumoso. Se vedete le bollicine è perfetto. Adesso con un mestolo andiamo a riempire i nostri muffin, non molto, basta meno di poco. Sì. Scusate sempre per le inquadrature, però sono sempre solo. Così. Perfetto amici, questi sono i nostri muffin, guardate quanto sono belli sempre con la schiuma sopra. Perfetto, andremo adesso ad inserire le mele in questo modo o come volete voi. Sì. Vi ricordo le mele, più sono fine e meglio è. Perfetto, io ad alcune aggiungerò un po' di cannella, qui piace, per il resto continuate a piacere. Ecco qui i nostri muffin, guardate quanto sono belli amici, pronti per essere infornati, 170 gradi per 20 minuti.
Ecco qui i nostri muffin, bellissimi ragazzi, non sono bruciati, vi assicuro, sono ben cotti. Aggiungiamo un po' di zucchero a velo. Sì. Perfetto. I nostri muffin alle mele sono pronti. Volevo sempre ringraziare tutti per seguire la nostra pagina, mia e di Loredana. Io, chef, Lori, cura la parte legale. Un grazie a tutti.